I direttori di una filiale bancaria di Montevarchi sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Arezzo. L'accusa è quella di essersi fatti consegnare interessi e altri vantaggi usurari a fronte di un mutuo di 300.000 euro, con le aggravanti di aver agito nell'esercizio dell'attività bancaria e di aver commesso il fatto in danno di un soggetto in stato di bisogno e in danno di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale. L'udienza è stata fissata per febbraio 2017. Questo caso riguarda due soggetti, appunto, che svolgevano attività imprenditoriale in Arezzo, in particolare commerciale, che hanno contratto un mutuo con una banca aretina, che è una filiale di banca che opera nel Valdarno, e di fatto si recarono da noi per far verificare, appunto, la loro posizione, e da lì ci siamo accorti che la situazione era abbastanza grave. Prima di tutto perché nel contratto di mutuo medesimo erano stati praticati dei tassi che erano superiori alle soglie usurarie fissate per legge. E poi la cosa ancora più evidente è che a fronte di un mutuo di 300.000 euro gli era stato richiesto come garanzia reale, quindi ipotecaria e anche fideiussoria, uno degli immobili del valore di 1.200.000 euro. E questo è un aggravante perché di fatto rappresenta quella che noi chiamiamo, il codice penale chiama usura in concreto. Abbiamo fatto quindi la nostra relazione tecnica, da lì è partita una denuncia penale, poi tutto un procedimento, tra cui anche le indagini della Procura della Repubblica di Arezzo, la quale ha fatto rifare i conteggi sia da un geometra per la perizia catastale, quindi per la perizia sull'immobile, sia da una ragioniera incaricata, quindi da un CGU del PM, la quale ha riscontrato che oggettivamente quello che noi avevamo già stabilito era corretto. Quello che noi cercheremo di fare e che chiederemo, appunto, a questo punto al gruppo di fare, o comunque al collegio stesso, chiederemo di procedere con il sequestro preventivo del bene immobile perché non venga venduto, perché chiaramente se questo dovesse avvenire si avrebbe non solamente una reiterazione dei reati contestati, ma anche un aggravamento degli stessi.